Buonasera, sono Valentina Toci e mi sono occupata in particolar modo della selezione delle risorse per quanto riguarda l'area delle lingue straniere e diciamo, l'area umanistica a 360 gradi, quindi lingue straniere e italiano. Il modo in cui abbiamo lavorato, comunque sia, a prescindere dalla singola disciplina, è sempre lo stesso, cioè la metadatazione ovviamente è comune a tutte le risorse. Quando entrerete nella piattaforma di Neoassunti vedrete che, adesso poi ci andremo, che ci sono varie discipline che sono affrontate, cioè educazione scientifica, matematica, lingue straniere, italiano, tecnologia della didattica, valutazione e miglioramento, oltre ovviamente a un focus sui nuovi modelli della didattica che deriva dalle avanguardie educative. E la modalità appunto che abbiamo seguito nel scegliere, nel proporre questo tipo di risorse, segue ovviamente quelle che sono le esigenze del docente Neoassunto e segue la traccia di lavoro che lui già sta seguendo all'interno dell'ambiente di formazione e durante i corsi. E cioè quindi quello che è il bilancio delle competenze che lui deve chiamato a compilare, quindi le risorse sono state selezionate e metadatate esattamente secondo le stesse voci che lui ritrova nel bilancio delle competenze ed esattamente secondo le stesse sottovoci, gli stessi indicatori che sono lì descritti. Quindi ogni risorsa è metadatata con l'area trasversale, l'ambito di competenza e poi ovviamente anche secondo gli ambiti disciplinari e il livello scolastico. Oltre a questo, ovviamente sono stati anche metadatati rispetto a quelli che sono gli argomenti oggetto dei laboratori che si svolgono in presenza. Quindi abbiamo incrociato e dato la visione più esaustiva possibile rispetto a quelli che possono essere i bisogni e le possibilità di utilizzo di queste risorse. Il fil rouge che percorre tutte le risorse che sono state selezionate è anche un altro, e cioè ovviamente quello che la riforma e il riordino del sistema scolastico nazionale. Tutti i materiali che trovate queste tracce di lavoro seguono ovviamente quelle che sono indicazioni nazionali per il primo ciclo e per indicazioni nazionali e linee guida per il secondo ciclo. E ogni materiale è stato realizzato da docenti che sono stati selezionati, che hanno messo a disposizione il loro know-how, che hanno messo a disposizione le loro esperienze, e quindi noi non abbiamo fatto altro che visualizzare le loro esperienze e portarle alla luce. E i principi che loro hanno seguito nell'elaborare questi materiali, nel proporre le loro esperienze, sono quelli appunto richiamati dalle indicazioni o piuttosto dalle linee guida, quindi verticalità del curriculum, approccio per competenze, autonomia della scuola nel personalizzare l'apprendimento, nel proporre setting innovativi, nel ridefinire spazi e tempi dell'apprendimento e nel proporre metodologie o strategie didattiche innovative. Quindi, ecco, abbiamo cercato di unire in questo senso l'esigenza del docente Neoassunto nel più vasto panorama, ovviamente, che è quello del riordino del sistema scolastico nazionale. Per quanto riguarda l'area, entrando più nello specifico, nell'area delle lingue straniere, il modo in cui abbiamo lavorato con gli autori è stato il seguente, e il modo in cui proponiamo ai Neoassunti di utilizzare i materiali è il seguente, cioè siamo partiti in ogni caso sempre da quelle che sono delle difficoltà della prassi didattica quotidiana, cioè la difficoltà che il docente generalmente si trova ad affrontare in classe o in termini di progettazione, quindi un suo problema, una sua difficoltà professionale in termini di progettazione didattica, oppure la difficoltà nel rapportarsi con il ragazzo, nel proporre attività didattiche che possono essere di interesse, che possono aiutare lo studente a superare difficoltà nella comprensione scritta, piuttosto che nella produzione orale e così via. Quindi partendo da quelle che sono difficoltà di prassi didattica e nodi essenziali della disciplina, si attiva una riflessione intorno a questo specifico argomento. Le singole proposte didattiche propongono appunto delle strategie di azione, di intervento che possono essere utilizzate direttamente in classe con i ragazzi, ma sono proposte aperte, sono proposte che non sono vincolanti, non sono prescrittive, ma sono aperte e quindi offrono al docente in formazione tutti gli strumenti per poterle poi riadattare e contestualizzare rispetto al proprio percorso, rispetto ai propri studenti e ai propri bisogni. E quindi in questo senso si ritorna al discorso che facevamo prima dell'importanza della progettazione, cioè il docente non trova qui dentro una ricetta,
trova delle tracce per riflettere e per condividere con il suo pari, con il suo tutor, un'ipotesi di lavoro. Per quanto riguarda l'area delle lingue, abbiamo anche cercato di mantenere una circolarità nella proposta, di chiudere il cerchio, per cui sostanzialmente si affronta, guarda, l'ordine non è quello logico, non è quello sequenziale, scusate, però si affronta innanzitutto la progettazione, cioè come progetto un sillabo, come progetto le attività in un'ottica di più lungo respiro e più lungo tempo. Progettare ovviamente, in base a quello che io progetto, andrò anche poi a calare le singole attività didattiche da svolgere in classe, quindi affronterò attività di lettura e produzione scritta, affronterò attività di ascolto e di interazione e produzione orale, affronterò attività che sono afferenti alle competenze interculturali. In ogni attività io troverò sempre anche dei momenti per riflettere, per autovalutare quello che sto facendo e per valutare anche i progressi del ragazzo, dello studente. E per chiudere il cerchio, appunto, quindi dalla progettazione del sillabo macro alla micro progettazione, quella del singolo intervento didattico sulla singola abilità, lettura, scrittura o competenze interculturali, fino al momento della valutazione e certificazione, quindi chiudiamo il cerchio, quindi come valuto lo studente rispetto a quelle attività. Ogni guida, ogni area, diciamo, di questa offerta formativa, di queste attività, sono state descritte ovviamente da un punto di vista tematico per quanto riguarda l'argomento, i topic che viene toccato all'interno della guida. Ad esempio, in questo caso questa è una traccia che riguarda la produzione scritta e vengono proposte attività per i corsisti, per i docenti, di progettazione su diversi tipi di testo, cioè non vincolarsi più esclusivamente al testo scritto, ma lavorare anche ad esempio su testi digitali con un approccio orientato all'azione, esporre il ragazzo all'interazione sia scritta e poi vedremo anche eventualmente anche orale attraverso degli strumenti più propri del web 2.0, quindi il blog, attivarsi su forum, ovviamente in ambienti protetti, per cui in ogni singolo percorso vengono sempre date delle indicazioni molto precise su quale strumento il docente può utilizzare per poter attivare questo tipo di approccio. Ogni traccia è indicizzata, metadatata rispetto alle singole aree che abbiamo visto prima del bilancio di competenze e dei laboratori che vengono svolti in presenza, e così potremmo arrivare appunto all'insieme delle, questa è solo un'esemplificazione, di percorsi, di attività che sono proposte al docente. Il formato, il modo di proporre i contenuti ai docenti, come diceva prima Maria Chiara, è molteplice. Per quanto riguarda l'area di lingue, ma non solo, abbiamo privilegiato l'utilizzo del video, del linguaggio video, sia come documentazione di esperienze o anche come proposta didattica, e vorrei farvene vedere alcuni. Scusate, ma faccio un virus. Allora, ora riapriamo ovviamente. Ecco. Ad esempio, stavamo parlando della produzione scritta. In questo caso una docente di spagnolo ha messo a disposizione appunto la sua competenza di insegnante e ci racconta, ci descrive in questo caso quali sono questo video di presentazione introduttivo a quello che è l'argomento affrontato poi all'interno dell'intero percorso, e ci spiega. El itinerario didáctico que proponemos se llama Las Destrezas Escritas y Estrategias. ¿Qué vamos a hacer? Las actividades reciben el nombre de Cine de tu patrimonio. ¿Por qué? ¿Cuál es el
problema più tipico che si riscontra nell'affrontare la scrittura in lingua spagnola, dei compiti di scrittura in lingua spagnola, e ci propone un'attività didattica basata sulla realizzazione di una guida elettronica che si basi sulla presentazione del patrimonio culturale del proprio territorio, e poi ha legato questa attività di scrittura a un effettivo compito extra linguistico, che è la partecipazione a un concorso che effettivamente esiste, promosso dall'UNESCO, e quindi trova veramente, cioè i ragazzi trovano effettivamente la possibilità appunto di partecipare e trovarsi un lavoro già fatto per partecipare a questo concorso. All'interno del percorso, la interrompo un attimo, ecco, questo è solo l'esemplificatore, cioè far capire che stiamo lavorando su vari ambienti e strumenti tipici del web 2.0. L'intera attività presenta sempre, vabbè, questa area di introduzione con gli obiettivi lato ragazzi, lato studente e lato docente, e poi tutta l'attività è, ogni attività nell'area di lingua straniera è sempre articolata in un video introduttivo, che se riusciamo a non avere il video, sostanzialmente ogni ogni attività all'interno quando entro dentro trovo una struttura che si replica sempre, che è un secondo video che è organizzato in tre capitoli, che sono sempre intitolati in italiano perché sto affrontando questo problema, come lo risolvo, e infine una sintesi. Dopo tutto ciò, ovviamente, io trovo a disposizione l'intera strumentazione che mi può servire, quindi indicazioni per costruire delle rubriche di osservazione, di valutazione per il ragazzo, strumenti che mi aiutino nella progettazione e così via. Questo è un esempio su come io insegnante posso essere aiutato e guidato nel progettare una attività. Poi esiste l'altro versante, l'altra traccia di lavoro che offriamo, lo chiudiamo qui, vorrei farvi vedere questa, e cioè in alcuni casi abbiamo chiesto invece al docente di parlarci, di illustrarci quella che è stata la sua esperienza, quindi dalle proposte didattiche che abbiamo pubblicato già in precedenti offerte formative, sono nati delle nuove risorse in cui sono stati i docenti stessi che hanno illustrato e hanno motivato quella che è stata la loro esperienza. Vi faccio vedere in questo caso un'attività di un docente di Lucca sull'interazione orale. Lui è partito da un percorso analogo, insomma simile, diciamo, a quello che avete visto prima, quello piuttosto che un altro, e a quei ragazzi ha sviluppato questa attività di interazione autentica sul territorio, perché comunque ovviamente essendo una città turistica ha progettato un percorso didattico per cui ha portato i ragazzi nelle strade, ha fatto intervistare i turisti che erano nelle strade e ha documentato l'intera attività. E in questo caso vi faccio vedere il pezzo della... Il docente ha videoripreso i ragazzi che lavorano, e poi ci sono degli spezzoni di intervista al docente che spiega ai colleghi come poter riprodurre quella buona pratica. Se riesco a farlo vedere. Scusate, chiudo qualcosa perché non capisco più cosa... C'è questo virus che apre in maniera... se faccio apri con tasto destro, ecco, in questo caso appunto il docente qui ci racconta appunto come ha progettato. Ora mi metto l'audio, video da una parte stimolante, ma dall'altra è anche un modo per fermare del materiale preziosissimo sul quale poi avremo lavorato in classe.
L'attività è stata innanzitutto organizzata dando degli stimoli, facendo vedere qualcosa di simile che avevo realizzato con altre classi. Ci siamo divisi in gruppi, avevo dato due tipi di suggerimenti: o quello di realizzare un documentario per la BBC facendo finta di essere degli operatori televisivi, o semplicemente quella di arrivare a capire che cosa un turista che arrivava a Lucca potesse essere interessato a vedere, a mangiare, a comprare o ad approfondire. Poi i gruppi si sono riuniti anche in orari extrascolastici, mi hanno presentato. Ok, quindi avete visto qua ci sono dei pezzi di cioè all'interno del filmato si vedono i ragazzi che lavorano ed è quindi documentata la pratica didattica svolta in classe, svolta fuori dalla classe. Il docente, poi ci sono anche altri percorsi che arrivano a questi, il docente ha conservato la documentazione dell'attività e noi siamo andati a realizzare dei video, un'intervista con il docente autore in questo caso, e quindi la sua pratica didattica è divenuta patrimonio per gli altri docenti, insomma, per gli altri colleghi. Solo una notazione, tutto questo da un punto di vista tecnico, immaginando che questi materiali possono essere utilizzati durante i laboratori in presenza oppure essere anche visualizzati in classe, ad esempio durante magari il docente ha intenzione di condividerli in classe con un altro collega nella scuola, sono tutti materiali che sono l'esposto, nel senso sono sempre fruibili su qualsiasi tipo di strumento, che sia tablet, che sia cellulare, quindi se lui volesse guardare il video anche dal cellulare e recuperare un attimo delle situazioni che ha perso l'attività didattica, lo può fare tranquillamente su qualsiasi tipo di strumentazione. Sì, prima di passare la parola alla collega per l'approfondimento sul forum, volevo osservare che Valentina Toggi ci ha illustrato il caso delle lingue, analogamente le scienze, l'italiano, la matematica, quindi questo abbiamo esemplificato perché non si può più portare più di un esempio nel corso della presentazione, ma diciamo il pattern è lo stesso. Maria Guida sul forum. Scusate, questa era l'ultimissimo tipologia di formato con la video animazione invece in questo caso. Anche qui con stessa struttura, comunque video introduttivo, perché come è sintesi in italiano. Questo è basato più che altro sulle difficoltà di ascolto e di pronuncia, quindi sui misunderstanding che possono crearsi. E qua quindi il docente è guidato ad aiutare, il docente è guidato nel risolvere queste difficoltà in classe. Grazie.